Buongiorno, ciao a tutti. Ho pensato di fare un video spesa perché sono stata alla Lidl, più o meno la facciamo settimanale. In realtà il fresco lo compriamo qua nel quartiere, verdura, e macellaio ce l'abbiamo proprio veramente a pochissimi metri. Intanto si fa una passeggiata e quindi ho comprato un po' di scatolame e cose, altre cose. In realtà ho visto diversa gente fare la spesa in coppia, fregandosene beatamente, pochissima roba, gente che ha preso roba per un panino, però vabbè, non ci sono controlli alla gente, l'italiano medio se ne frega ovviamente, però in tanti, meno male, siamo abbastanza ligi. E quindi vi faccio vedere i miei acquisti, tanto per ci teniamo un po' di compagnia. Allora, ho comprato queste salviettine panni cattura polvere. Io lo so che gli Swiffer sono molto più buoni perché non c'è paragone, però siccome sto pulendo armadi, eccetera, eccetera, questi ne faccio fuori un sacco perché per pulire sia sopra che dentro, la prima passata la do con questa che raccoglie bene tutta la polvere. Non so quanto costano perché lo scontrino non so dove l'ho messo. Sono molto un video veramente utile. Vabbè, comunque vado un po' a random. Poi finalmente ho trovato i guanti, questi qua. 4,99 euro, me lo ricordo bene perché mi sembravano un po' carettini, ce n'è un sacco, ce n'è 100. In realtà io li compro perché li uso abitualmente per farmi la tinta, li usa il mio compagno al mattino per lavare le tazze della colazione, e le uso per fare le unghie, per quando faccio la pedicure per non rovinare le mie unghie, quindi io lo uso sempre tutto l'anno, ma ero ovviamente rimasta senza. Poi ho preso, vabbè, ho preso due scatolette di questa carne in scatola Montanama, mi piacciono tanto in insalata con la cipollina, con l'aceto, sale, olio, così pomodorini, mi piacciono tanto. Ho preso il sapone di Marsiglia perché io lo utilizzo tantissimo anche in cucina, spesso per lavare appunto il lavello e il piano cottura. Mi piace usarlo perché sgrassa benissimo e sembra che toglie l'odore ed è anche molto naturale. È una cosa che ho ereditato da mia mamma. Poi ho preso shampoo e balsamo perché nonostante sto a casa i capelli si ungono ugualmente, quindi li lavo sempre ogni 3 giorni, 2 o 3 giorni, e quindi questo mi trovo bene, shampoo e balsamo, solita roba. Poi ho preso, siccome quanti dolci che faccio, due confezioni di panna da montare, ma io la uso anche per fare le torte, la lascio in forma liquida. Non ho visto l'altra, tra l'altro. Poi ho preso queste salviettine disinfettanti. Boh, adesso c'ho la fissa che già c'avevo la fissa delle salviettine, adesso c'ho anche queste delle disinfettanti, magari le tengo in macchina. Così, oppure per disinfettare la roba che compri. Io adesso l'ho passata semplicemente con un panno imbevuto di alcol. Vabbè, le carote non ve le faccio vedere perché voglio fare la torta di carote. Anzi, no, ve le faccio vedere, voglio fare la torta di carote scivolando. Poi cioccolato fondente perché voglio fare il budino senza preparati. Ho preso un sacco di, aspettate. Ah, ho preso le mandorle e lamelle perché voglio metterle nelle torte di carote come decorazione. Poi ho preso il lievito che non basta mai, non si trova, infatti erano le ultime due. E ho preso queste bellissime decorazioni da torta perché per Pasqua comunque io farò qualcosa di carino. Insomma, è Pasqua, anche se siamo solo io e lui. Cake Angel. E c'è tante cose da mettere appunto sui dolci, io le userò. Mi piacciono molto queste cose. Poi ho detto se vado, poi ho preso delle cose che avevo già visto l'altra volta, però ho detto ma no Adele non ti servono, Princess Decoration per i dolci, guardate che carini, sono degli zuccherini con questi colori fantastici e dovrò utilizzarli per qualcosa assolutamente, magari mando qualcosa a mia suocera così di carino, un tortino. Poi ho preso ancora, questa è una granella di nocciola da mettere sempre sui dolci, le ho prese perché tra l'altro hanno scadenza 2021, quindi queste cose qua le posso usare in più mesi. Invece ce n'era uno che scadeva nell'agosto 2020, non l'ho preso. Erano quelli che si mettono sui donuts, su quelle ciambelline
colorate, quelli che hanno, sono delle piccole segmenti colorati di zucchero. Erano bianchi e poi c'era la confezione dei colorati, ma non li ho presi perché scadevano ad agosto e usandoli poco mi sembrava una cosa un po' assurda. Poi ho preso un po' di maschere viso perché, dunque, io ne avevo una all'argilla, ma ho scoperto che niente, si era seccata tutta. Faccio talmente tanto le maschere, io sono pigrissima nella skincare, sono veramente una cosa oscena. Faccio una maschera ogni 2 settimane se va bene. E adesso mi voglio impegnare. E quindi ho comprato un po' di maschere. 0,99 l'una, questa qua è ai grassi, Q10 Lipids. Poi c'è questa qua, anti-age al melograno, sì, presa. Poi questa qua io adoro l'aloe, quindi volevo provarla. Acqua, si vede che è idratante questa sarà. E poi questa qua, Pure Purifying Mask. Penso che sia la prima che userò perché ho notato di avere un sacco di punti neri sul naso, piccolini sul mento, ma sono, mi fanno, vabbè. Sono in due zone, solo lì, però anzi, mi consigliate una maschera per togliere tutti i punti neri, voi che siete esperte della skincare. E poi ho preso altre due maschere, non le ho mai provate, quelle in tessuto, sempre 0,99, sempre al melograno, questi erano però, e questa qua è all'aloe. No, scusate, estratto di tè verde, all'ontoino e acido ialuronico. Ce n'è una, 0,99. Quante maschere farò prima o poi? E poi questa è vabbè, ho preso una matita marrone perché ho scoperto di averne una alla fine, perché la uso spesso la metto sulla rima qua e poi la sfumo e basta, quando non c'ho voglia di sbattimenti. E soprattutto questo periodo esco per la spesa, cioè io non so se vedete il trucco che ho fatto anni 70-80, ho messo un velo di azzurro grigio e il rimel nero, nessuna base, niente, sono andata così. Però che bello, anche uscire con poco trucco è proprio, o senza trucco, una forma di libertà pazzesca per chi si trucca sempre, parlo. Quindi ho preso questa matita, 1,49 € che sarebbe per le sopracciglia, ma io la voglio usare qua, per sfumarle. E poi questo qua, io l'ho già visto l'altra volta, costa 3 euro qualcosa, non arriva ai 4 euro. E questo è proprio il tarocco della maschera della Garnier, che io adoro alla follia, la banana. Eccolo qua, è una maschera alla banana della Sien. C'è tre gusti, gli altri non me li ricordo, però io, guardate, ho proprio finito. Io le maschere per i capelli le bevo praticamente perché avendo questa stoppa in testa, i capelli mossi sono belli, però sono tanto, almeno i miei sono tanto, tanto, tanto crespi, secchi. Quindi maschere proprio bisogna farne come se non ci fosse un domani. È buonissima, ovviamente. Mamma mia, guardate, io le profumazioni alla banana, è una roba tipo il profumo di torti alla banana, è una roba fantastica, che pazzesca. Avevo preso anche tutta una linea di creme alla banana dell'Avon, molto buona, non ve l'ho mai fatta vedere perché l'ho presa prima di fare video. Però ve la farò vedere. E quindi niente, non vedo l'ora di provarla, adesso li laverò credo domani, i capelli, ne metto un bel po', io questa roba qua mi durerà 4-5 volte, non di più, perché proprio vi dico, io faccio molto, ma molto maschere i capelli, quindi ne compro tante, ne faccio fuori tante. Ah, poi non vi ho detto, questa qua, io mi trovo benissimo con questa carta igienica, perché io sono molto esigente in carta igienica. Nel senso, se il rotolo non è duro, compatto, io non li compro. Questi della Lidl da 4 sono ottime perché sono proprio belli compatti, dura un sacco il rotolo, è comodissimo e quindi lo prendo sempre. E basta, io vi saluto, era tutto quello che ho da farvi vedere. Ci sentiamo presto, ciao, un bacione. Ciao ciao.